Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. La bellezza di Elisabetta Gregoraci è una di quelle peculiarità che nel mondo dello spettacolo possono valere tanto, soprattutto quando si parla di presenza scenica. Eppure, resta anche il fatto che per avere successo ed essere investiti da quel senso di notorietà non basta ovviamente soltanto avere un fatto estetico importante come nel caso della showgirl calabrese. Servono delle skills nette che possano anche mettere in luce quelle che sono delle qualità artistiche o lavorative importanti. Per Elisabetta è stato facile confermare questo particolare aspetto nel corso di questi anni. Elisabetta Gregoraci, conduttrice di successo, ma anche personaggio che ha saputo mettersi in gioco in tantissimi aspetti. Parlando, ad esempio, di quelle che è stata la sua presenza nel Grande Fratello VIP, Elisabetta ha messo in gioco anche quelle che sono le sue esperienze personali, quella vita privata che non tutti i personaggi famosi hanno voglia di mostrare ai propri fan. La Gregoraci, invece, ha avuto il coraggio di mettersi in gioco, essere pronta a farsi vedere, nuda, ovvero senza quei filtri che le telecamere solitamente alzano quando si tratta di personaggi così importanti. In questi anni, ovviamente, si è parlato tanto anche dell'aspetto legato al gossip nella vita di Elisabetta. In molti si sono domandati se ci fosse qualcuno nella sua vita, magari un uomo che possa aver fatto breccia nel suo cuore. Dopo la storia con Flavio Briatore, di fatto, non ci sono state notizie solide relative ad altri uomini in grado di mettere la bella Elisabetta nelle condizioni di potersi mostrare con una vita sentimentale particolarmente attiva. Elisabetta Gregoraci, mano nella mano al ristorante, si tratta di: mi piace piacere, mi piacciono i complimenti, mi piace essere amata, ha spiegato la Gregoraci ai microfoni del settimanale Chi. Per me è una vittoria, se dicessi di no sarei ipocrita. Ma non basta. La bellezza deve essere accompagnata da un'anima. Il Grande Fratello VIP mi ha permesso di farmi conoscere meglio e ancora oggi tanta gente mi scrive per dirmi che vorrebbe condividere di nuovo con me riti come fare colazione o andare a letto con la TV accesa sulla casa di Cinecittà, ha ancora spiegato la conduttrice. Stories di Elisabetta Gregoraci, in queste ore lei stessa ha pubblicato uno scatto molto particolare, che ha fatto saltare dalla sedia alcuni. Mano nella mano insieme ad una persona al ristorante. Ma di chi si tratta? Il tag non lascia dubbi, si tratta proprio del figlio Nathan Falco, erede di diritto di Flavio Briatore. Insomma, nessuna storia d'amore nascosta ma la tenerezza di una madre insieme a suo figlio. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.